gesto dimostrativo, ci avete riconosciuto, siamo gli azzerati di Patrizia. Senza che chiamate subito perché non abbiamo intenzione di aggressire. Un flash mob all'interno del salone centrale della storica sede di Banca Etruria ad Arezzo. È questa l'ultima azione di protesta pacifica dei risparmiatori dell'associazione Vittime del Salvabanche scottati dal decreto del 22 novembre scorso. Mercoledì mattina alcuni obbligazionisti ed azionisti sono entrati all'interno della sede della Popolare dell'Etruria come semplici correntisti ed una volta dentro hanno mostrato agli impiegati al lavoro e alle persone presenti alcuni cartelli dal messaggio molto chiaro: rimborso integrali o pioggia di azioni legali. Questa non deve essere una guerra tra i dipendenti delle banche e gli azzerati. Gli azzerati sono persone che voi conoscete bene, che erano obbligazionisti e azionisti e hanno perso tutto con un decreto governativo che vuol mettere contro le fasce più deboli, da una parte noi, ma dall'altra ovviamente voi. Una manifestazione che si è svolta in contemporanea anche in altre filiali del Centro Italia. L'intento, fa sapere l'associazione Vittime del Salvabanca attraverso una nota diramata, era quello di mandare un messaggio ai dipendenti dell'istituto che, come i coordinatori hanno dichiarato durante il blitz, non sono dei veri nemici dei risparmiatori, ma strumentalizzati in una guerra in cui sono state messe contro le fasce più deboli di questa vicenda. La reazione degli impiegati dell'istituto di Arezzo, sottolinea l'associazione, è stata di indifferenza totale e indisponibilità all'ascolto, continuando come se nulla fosse a svolgere il loro lavoro allo sportello, affrettandosi solamente a chiamare la sicurezza che è intervenuta, valutando la situazione, non ha fatto altro che aspettare che i risparmiatori azzerati, che hanno parlato solo pochissimi minuti, uscissero dall'istituto.